La più grande pizzeria del mondo a cielo aperto torna sul lungomare Partenopeo. Dal 1 al 10 giugno la nuova edizione di Napoli Pizza Village porterà in via Caracciolo 50 tra le migliori pizzerie storiche e tantissimi artisti di fama nazionale. 10 serate all'insegna della gastronomia, musica, spettacolo. Sarà possibile degustare pizze speciali ed inedite ed assistere da lunedì 4 a mercoledì 6 al campionato mondiale del pizzaiolo Caputo Cup, che vedrà in gara più di 600 pizzaioli di oltre 40 paesi del mondo. Abbiamo per la seconda volta la pizzeria più grande del mondo, 50 pizze inedite, 50 pizze diverse, è un fatto straordinario realizzabile solo ed esclusivamente a Napoli Pizza Village. Tante, tantissime le novità, quest'anno cresce ancora di più NPV De Sé, che è appunto lo spazio dedicato al confronto sul mondo della pizza. Avremo ospiti pizzaioli italiani, napoletani, stranieri che si confronteranno sull'argomento pizza, non solo pizza napoletana ma pizza in generale. Come dire, dopo il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come bene patrimonio dell'UNESCO, ci sembrava doveroso iniziare un confronto con tutti gli altri tipi di pizza e con tutte le altre filosofie e scuole esistenti nel mondo. Quando, come nel Pizza Village, la pizza si sposa con la qualità della produzione e con la qualità dell'accoglienza, abbiamo un evento straordinario. I numeri della presenza sono assolutamente rilevanti, quest'anno aiutati da una stagione straordinaria. Questi risultati verranno sicuramente battuti, ci avviciniamo a cifre da record, tante persone organizzano la loro presenza in città proprio in connessione con Pizza Village. Benvenuto Pizza Village, benvenuta a Napoli. Il menù, che al prezzo di 12 euro comprende pizza, bibita, dolce e caffè, si può acquistare online sul sito dell'evento www.pizzavillage.it o attraverso i 26 punti vendita distribuiti sul lungomare. A Napoli si viene anche per stare bene, quindi incontrarsi con questa grande tradizione, con questa grande arte, con questa grande abilità, e anche poi godere di momenti, diciamo, un programma musicale eccezionale. Cioè, questo è uno dei più grandi eventi d'Europa. Ora è il primo che facciamo con la nuova declaratoria di patrimonio UNESCO, e quindi sarà una festa veramente straordinaria in cui potremo goderci per molti giorni un avvio d'estate di grande festa e partecipazione popolare. Mi sbilancerei, quest'anno il milione di presenze credo sarà un obiettivo alla nostra portata. Ci siamo andati vicino lo scorso anno, purtroppo la pioggia ci penalizzò. Da buon napoletano non faccio previsioni meteo, ma dico che quest'anno possiamo arrivare all'obiettivo importantissimo per noi, anche perché si parla di presenze sempre più dal resto d'Italia e dall'estero. Abbiamo avuto prenotazioni ed acquisti online da tutto il mondo.